Buonasera e ben ritrovati a Sette Sera. Quella di stasera è una puntata all'insegna dell'amore per gli animali. E adesso è venuto il momento di parlare di uno degli eventi più divertenti, di uno degli eventi veramente all'insegna dell'amicizia, il Dog Show del Bastardino. È una festa che si tiene da tantissimi anni ormai a Bergamo e chi vince è la coppia più simpatica di cagnolino e padrone, per cui i vincitori sono sempre delle simpaticissime accoppiate. Stasera per noi ci sono i vincitori dell'edizione 2011, ve li presento tra poco perché prima vi presento l'ideatore del Dog Show del Bastardino, che è Paolo Prandi. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, ed ecco, do il benvenuto a Nicole, Daniele Ghilardi e al loro cagnolino Bill, sono i vincitori. Buonasera. Ciao. E buonasera anche alla loro mamma, Monia Masserini. Buonasera. Allora, bellissimi vincitori, siete un po' imbarazzati, un po' emozionati, siete felici di essere qui col cagnolino? Sì. Sì, bene. E mi avete portato una coppa, quella l'avete vinta voi? Sì. Eh? Sì. Bellissima, è grande, ma riuscite a tenerla? Sì. Ah, mi fai vedere, la prendi tu? Perfetto. Allora, mentre lui prende la coppa, benissimo, è pesante, eh? Va bene, allora puoi lasciarla giù. Allora, mentre abbiamo visto la coppa, parliamo un po' di questo Dog Show del Bastardino. Ma da che idea nasce uno show così? Ma è nato perché io allevo pechinesi da una vita e volevo fare qualcosa anche per i bastardini. Siccome sono sempre tutte le mostre di cani di razza, facciamo qualcosa un po' particolare per i bastardini. E ho creato questo Dog Show dell'italiano dei bastardini, ma 23 anni fa. 23 così anni per fa. Una stupidata. Al primo anno ci sono presentati, non so, 20 o 30 cani, siamo arrivati adesso ad arrivare 300 bastardini da tutta Italia. Tantissimi, tantissimi. Vediamo infatti le immagini, perché io quest'anno vi sono venuta a trovare. Diciamo che sono venuta anche perché quando si parla di animali è fondamentale che siano trattati bene. E allora, perfetto, quando si parla di show, di mostre, è importante vedere che cosa c'è dietro. Devo dire, lo devo testimoniare io, che lì è un'atmosfera veramente simpatica, si gioca, ci si diverte. Ci sono tantissimi eventi nell'evento. Allora, cosa si fa? Prima cosa, sì, vengono quei cani, vengono pesati per essere presentati. Sì. Però durante la manifestazione ci sono l'agility dog, ma non per quelle che fanno il campionato del mondo, proprio per private, la prima volta che certo. Vogliono fare col suo infatti cane. Infatti vediamo persone ecco che provano a far saltare i cagnolini. E lì c'è un mucchio di gente che partecipa all'agility dog. Poi c'è il concorso di segni per i bambini, poi ai bambini facciamo imparare anche a dipingere, roba del genere. Certo. Sono tante cose. Poi abbiamo i giovani presentatori per i bambini, solamente per i bambini. I giovani presentatori sono quindi i giovanissimi padroncini. Padroncini. Allora, i migliori amici si mettono in mostra e devono sfilare. Sfilare col suo cane, dei 5 ai 15 anni. Lì c'è un premio particolare solamente per loro. Solamente per loro. Il premio è questa coppa. No, questa è la coppa del Best in Show. Ah, questa è la coppa, perché, allora, diciamo così, Bill non solo ha sfilato con i suoi padroncini, l'avete portato bene al guinzaglio, Ma vi siete allenati prima a portarlo al guinzaglio, Bill? No, siete bravi così, avete imparato da soli. Benissimo, per cui prima l'hanno fatto vedere e poi ha vinto anche il concorso di bellezza. Di bellezza, perché è risultato il miglior bastardino di tutto Italia. Ecco, il miglior bastardino, diciamo, intanto tante volte si parla, quando si parla di questi cagnolini, si parla per correttezza di meticci, però visto che sono talmente, esatto, sono talmente simpatici che poco importa a questi cagnolini come vengono chiamati, l'importante è che siano amati, per cui meticci o bastardini, l'importante è che li teniamo nelle nostre case, che li adottiamo. Ecco, il bastardino non piace tanto, invece io non lo cambierei fino a che no, c'era è più divertente. Ecco. Poi questa è una storia di questo bastardino che racconterà la signora, che lui ha già partecipato, non il cane, i nonni, i papà di questo cane. Ma quindi ha una tradizione, ha un pedigree meticcio d'eccellenza. Esatto. Allora, cerchiamo di capire, Bill dove l'avete trovato? Bill è praticamente nato nella nostra famiglia, perché noi possedevamo già la mamma di Bill e ancora prima i miei nonni possedevano la nonna di Bill, quindi è proprio, appartiene alla nostra generazione, la sua famiglia. Infatti, quando ero una bambina io, avevamo partecipato a un'edizione del Dog Show nel 91, avevo portato la sua nonna, esatto, ero io una giovane accompagnatrice ed eravamo arrivati primi con la sua nonna, poi lui a 14 anni, quando aveva circa un anno, con la sua mamma abbiamo partecipato di nuovo e si erano ancora classificati abbastanza bene, diciamo.
E poi niente, per qualche anno non abbiamo partecipato più per motivi di impegno. Avete lasciato la vittoria a qualcun altro, abbiamo, per qualche anno avete lasciato perché... che la coppa entrasse anche in un'altra casa. Esatto, infatti. E poi quest'anno abbiamo deciso con i bambini di partecipare di nuovo. E la sorpresa abbiamo avuto la sorpresa di vincere appunto il primo premio. Senti, allora, i cagnolini, come abbiamo detto prima, i bastardini, i metici o come li vogliamo chiamare, hanno qualcosa di unico. Allora, non per forza quando si cerca un migliore amico deve essere meraviglioso, di razza. L'importante è che trovi una sintonia con noi, perché veramente cambiano la vita. Tu hai detto il vostro cagnolino da generazione, cioè le vostre generazioni sono cresciute insieme. Allora, che cosa può regalare di diverso un cagnolino come Bill, un meticcio, o tanti cagnolini che come Bill sono metici, sono raccolti, vengono adottati? Come migliorano la qualità di vita di una famiglia? Ti regala sempre tanta gioia, perché anche quando sei triste, quando sei di cattivo umore, lui non involontariamente si avvicina per farsi coccolare, quindi ti regala un sorriso, diciamo. Quindi, certo, riempie la vita. Sempre. Poi occuparsi di loro riempie le giornate, quindi... Questo è sicuro. Infatti un cagnolino, un amico, va bene un po' a tutte le età, va bene. Bene, magari per le persone più grandi che sono rimaste sole hanno un amico in casa, ma va bene anche per i piccoli che devono crescere imparando quello che abbiamo detto in tutta la puntata, sì. La cultura dell'aiuto, della tutela e del rispetto agli animali. Crescere con un cagnolino veramente fa diventare degli adulti più sensibili, è vero? Esatto. È per questo che hai scelto anche tu di tenere i tuoi bimbi così vicini a Bill. Sì, sì, infatti. Vediamo, Nicola e Daniele, mi dite che cosa vi piace di Bill? Cos'è che ti piace di più di lui? Fai così, metti il microfono vicino. Cosa ti piace? Che ti vuol bene? Che giocate insieme? Sì. Giocate tanto insieme? Sì. Sì? Anche tu giochi con Bill? Incantiamo dietro. Benissimo. E allora abbiamo detto 23 edizioni, importanti non solo perché ci si diverte, non solo perché è un evento nell'evento per cui giocano i cagnolini, ma anche i bambini. Ma importanti anche perché al dog show vengono anche delle associazioni, i cagnolini possono essere adottati, è fondamentale. Quest'anno abbiamo adottato, ancora quest'anno, 8 cani, tutti adulti, perché le porto via la mattina alle varie associazioni e sono andati via tutti. Oh, che bello. Adulti dai 3 a 8 anni, è un successo. Più quest'anno abbiamo messo dentro anche far conoscere, non so, abbiamo già fatto in qualche televisione, il calco spagnolo, quel leviero che viene in Spagna fatto lavorare per le corse o per la caccia, dopo 3-4 anni viene ucciso. Ecco, cosa che non deve succedere. Prendiamoli noi, cresciamo. Allora, cosa succede? C'è questa associazione bergamasca che le porta qua 5-6 ogni mese, già adottati, e lì è una buona cosa. Va bene, certo, per fortuna. Sì. Benissimo, poi c'è da dire che al dog show del bastardino però ci sono anche tante storie d'amore che iniziano. Sì, benissimo, tra i vari cagnolini che si innamorano, portiamo avanti anche queste storie d'amore. L'importante è piazzare questi cuccioli ancor prima, perché non dobbiamo rischiare che nascano delle cucciolate che poi non si sa dove finiscono, perché quello sarebbe un grosso problema. Allora, insieme a voi parlo a tutti i telespettatori e dico che prendere i cagnolini fa bene, non devono essere un regalo di Natale, devono essere una scelta giusta e consapevole, migliora la vita, mi date ragione, è vero? È così? Sì, questo, benissimo. Sì. E allora ci avviamo alla 24esima edizione, sarà l'anno prossimo. Anno, e ricordiamo sempre che abbiamo sempre questa torta gigante. Una torta da record. Ecco, che ogni anno aumenta un metro. Quindi l'anno prossimo 23, 24 metri e saremo sui 120 kg. 120 kg di torta. Tutti a Bergamo. Tutti a Bergamo. A mangiare la torta e vedere i cagnolini. Allora, vi ringrazio, grazie infinite, grazie mille e grazie a voi bimbi. E adesso un pochino di pubblicità, poi restate con noi perché si viaggia prima di salutarci, a tra pochissimo. Arrivederci a tutti.